Ragazzi, bentornati. Riprendiamo il nostro discorso sugli organi di senso. Nella precedente video lezione ci eravamo fermati sull'analisi del funzionamento e della struttura degli occhi e delle orecchie. Adesso invece ci concentreremo sui restanti tre organi di senso: lingua, naso e pelle. L'organo del gusto è la lingua, la quale ci permette di sentire il sapore delle sostanze che introduciamo in bocca. Questo grazie alle papille gustative, che sono tanti piccoli rilievi presenti sulla sua superficie. Le papille infatti ci permettono di riconoscere uno dei quattro sapori: dolce, salato, acido e amaro. Per quanto riguarda il naso, oltre a favorire la respirazione, è l'organo che ci fa sentire gli odori. In esso ritroviamo le papille olfattive. Tali recettori, stimolati dalle particelle odorose, inviano informazioni al cervello, che è in grado di percepire e distinguere i vari odori. Infine, la pelle, anche detta epidermide, è l'organo di senso più esteso del nostro corpo. Essa presenta speciali recettori che permettono di recepire le caratteristiche degli oggetti che tocchiamo. La struttura della pelle presenta tre strati: l'epidermide, il derma e l'ipoderma. È proprio attraverso le fibre nervose sensitive presenti nel derma che i segnali esterni vengono trasmessi ai nervi del midollo spinale, dove poi vengono codificati. Spero che la video lezione sia stata chiara. Ciao ragazzi, alla prossima e buon studio!